Ciao dolcezze, benvenute nel mio canale Alice Makeup Bow. Questa è la lezione numero 2 sul fondotinta. Incominciamo subito. Allora, questa volta incomincerò leggendovi e commentando insieme a voi gli appunti, poi vi farò appunto vedere vi leggerò un attimino anche il libro e poi vi faccio vedere i fondotinta. Quindi ci sarà proprio tutto, insomma. Allora, il fondotinta, intanto ciò che c'è da sapere è la composizione. Infatti abbiamo la soluzione idrofila e quella lipofila. Idrofila ovviamente acqua, lipofila invece grasso, olio. Poi ci sono agenti emulsionanti che appunto tengono il tutto insieme. Allora, ci sono tre categorie principali, quindi i fluidi o le emulsioni, gli stick e i colati e i compatti. Il primo fondotinta in assoluto che è stato inventato è il pancake, poi ne andremo a parlare tra i compatti. Allora, incominciamo comunque con i fluidi e le emulsioni, non capisco come mettere sti capelli. Comunque. Allora, sono quelli dalla copertura più leggera, la durata è variabile dai 12 ai 24 mesi, poi ovviamente dipende dalla conservazione. In ogni caso, come sapete, allora io vi leggo anche la durata, ma dipende da fondotinta a fondotinta. Magari a volte c'è scritto durata 6 mesi, tu dici, oddio, cosa? E ti dura più di 2 anni, capita. Poi, vabbè. La scadenza capiamo che è scaduto dalla separazione di due componenti, perché come vi ho detto c'è questa soluzione idrofila e lipofila. Quando vedete che c'è quella cosina acquosa che si stacca e si separa dalla parte colorata del fondotinta, sapete che è arrivato al limite, poveretto. Allora, in questa categoria troviamo anche quelli che una volta erano chiamati oil free, quindi senza olio, e che oggi sono detti matte opacizzanti seboregolatori, creati in laboratorio con gli oli speciali che a contatto con l'aria si asciugano, siliconi volatili. Quindi sono tutti quelli a effetto mattifizzante. Io direi che uno di questi, secondo me, sicuramente è il Pure Nude di Essence. Vi faccio vedere. Questa è la colorazione, ovviamente simile al mio colore di pelle. E notate subito che quando lo stendo, la parte liquida, cioè proprio, io non la sento più, è proprio solo matte. Infatti per la mia pelle, per esempio, non va tanto bene, però proprio è solo matte. Vedete che non riflette la luce, la parte dove ho messo il fondotinta, perché è super matte. Quindi perché ha questo problema della pelle grassa, va da Dio. È per questo che ho voluto farvi prima una lezione sulla pelle e poi questa, di modo che possiate capire bene, perché prima del fondotinta, ragazzi, è molto importante applicare la crema. Allora, poi ci sono le emulsioni idratanti anti-age comfort, studiati per le pelli secche e mature. Hanno una texture, che significa consistenza, più morbida, ricca, elastica e confortevole per pelli disidratate. Allora, qui diciamo che non ce l'ho da farvi vedere perché è una cosa che per adesso non ho ancora utilizzato su nessuno, però una che si avvicina molto alla consistenza è sicuramente quella della BB Cream, però ragazzi la BB Cream non è né fondotinta e né ha i siliconi all'interno, però vi faccio vedere soltanto la consistenza se riesco a farla venire fuori, che tra l'altro mi sa che l'ho anche un po' finita, poverina. Ok, eccola qui. Ehi, eccola qua. Cioè, vedete che è super oleosa. Anche quando la vado a stendere, poi, oddio, non riesco a farvi vedere. Ah, beh, sì, si vede. Vedete che fa luce? Rimane molto oleosa. Eccola lì. Comunque, poi ci sono gli extra fluidi face and body. Oh là! Il mio amatissimo face and body, ce l'ho anche addosso, lo adoro. Senza il face and body non potrei vivere, cioè mi ha scombussolato la vita e me l'ha resa migliore perché io odio.
Anche se non dovrei dirlo, però io odio mettere il fondotinta, mi dà fastidio, lo sento sempre, mi dà fastidissimo. Però c'è anche un però, perché adoro stenderli, quindi a volte io li metto solo perché mi piace stenderli, non perché mi piace l'effetto. Poi rimango tutto il giorno così dicendo maledetta quella volta che hai deciso di mettertelo. Però appunto con questo, ragazze, il mio problema si è risolto. E non per dire, ma questo. Dentro trovate 120 ml e costa 40 euro e voi dite, oh mio Dio, 40 euro, divento povera. Ci sono pro e contro. Ovviamente al momento diventi povera, però poi li risparmi col tempo perché quella da 50 ml costa 33 della serie. Sì, ho detto una cosa giusta, non so perché, ma hanno deciso di far così, probabilmente per vendere anche quelli grandi. E tra l'altro quelli grandi, cioè nella mia città non ci sono, ci sono solo a Milano, nella Mac Pro ce ne sono tre a Milano e solo la Mac Pro li vende. Boh. O comunque ha tutte le colorazioni. Cosa volevo farvi vedere? Ah sì, 120 ml, appunto. Questo per esempio, to l'Accord Parfait, uno a caso comunque molto buono, ha dentro invece 30 ml, costa sui 10 euro. Quindi voi fate 3, 6, 9, 12, 10, 20, 30, 40. Alla fine... A parità di prodotto hanno lo stesso prezzo. E uno è L'Oreal e uno è MAC. Cioè, quindi alla fine fate un investimento, però è molto utile. Cioè, voglio dire, non è un investimento a fondo perduto, come dire. Quindi Face and Body invece ha proprio... Beh, ve lo posso semplicemente far vedere addosso a me perché, cioè, è così. Allora, sicuramente, intanto si chiama Face and Body perché è composto principalmente da acqua. Beh, ve lo faccio vedere lo stesso, così capite. Allora, anche appena esce lo vedrete subito, che è super super acquoso. E quando lo stendete, vedete? Vedete che fa questo effetto qua? Non preoccupatevi, poi si toglie. E comunque, come... Si può vedere, ne basta pochissimo per fare una zona molto grande. Cioè, vedete? Poi adesso rimane un po' riflettente, però vi assicuro che dopo un po' questo effetto riflettente va via. Ve lo farò vedere magari tra pochino, o al massimo mettete sopra una cipria e a posto. Allora, quindi abbiamo Face and Body della MAC e c'è anche della Makeup Forever, nel caso vi interessa. In caso interessa, io ho provato solo questo, quindi vi dico la mia esperienza con questo ed è top. Allora, contiene tutte e due le soluzioni, ma in prevalenza acqua con pochissima percentuale di oli. Metodo di stesura, spugna, pennello piatto, copertura molto leggero, trasparente e trasparente, beh, più o meno sì. Usi per uniformare il corpo al viso, per truccare l'uomo, per truccare donne con pelli perfette. Esatto. Infatti soprattutto, ovvio che se avete una pelle, se dovete truccare una pelle che ha l'acne, si vedrà comunque che avete questo fondotinta, però ovviamente non va a coprirvi, il brufolo, queste cose qua. Durata, una durata minore, 12 mesi, perché i prodotti si separano prima. Ah, beh, in effetti no, deve ancora passare 12 mesi il mio tesorino, quindi... Allora, è un fondo da tirare molto, come vi ho detto, dovete star là tanto a tirarlo. Va bene su tutte le pelli, ma bisogna stare attenti su quelle grasse, metterne poco e usare soprattutto la spugnetta bagnata. Passiamo agli stick e ai colati. Allora, questi non contengono acqua, hanno solo la soluzione lipofila. Avete mai visto gli stick della Kiko? Quelli proprio neri, che si aprono tipo la colla e li mettete, li tirate... E quelli rimangono così, cioè si possono spostare ovunque, ma anche per esempio quelli per il contouring, vabbè che sono correttori, però è lo stesso principio. Non asciuga mai perché ha solo la parte lipofila, quindi pensate voi, non è molto confortevole. La copertura è altissima, questa è la cosa sicuramente a suo favore, è altissimissimissimissima. E infatti si consiglia vivamente di usare una cipria.
Usi soprattutto in teatro per la distanza, pelle matura, bisogno di coprire macchie e pelle secca. Vabbè, ovviamente in teatro sapete che il trucco deve essere molto esagerato, moltissimo. Anche se il personaggio, per esempio, è cattivo, non lo farete mai con le mie sopracciglia, ma molto più appuntite, tipo Crudelia de Mon, una cosa simile. Allora, la durata. Intanto è quello che dura di più, anche 3 anni, perché vabbè, a base d'olio. La scadenza, lo vedete perché appunto forma delle bollicine e poi puzza, puzza tantissimo. Mia mamma ce n'aveva uno che ho dovuto buttare via, ovviamente puzzava, e da lì si capisce che il suo tempo è arrivato. Metodo di stesura, spugnetta o pennello tondo. Esatto, perché se no con quello piatto, cioè, tirate, tirate, ma non si fa niente. Compatti, eccole qua, i miei preferiti, ma da spiegare perché, come vi ho detto, appunto preferisco il Face and Body. Allora, è una via di mezzo tra gli altri due e nasce per esigenze di praticità. Infatti, è solitamente venduto con specchietto e o spugnetta. Allora, avete presente il Cushion che è uscito circa l'anno scorso, questo periodo di L'Oreal? Esatto, top tra l'altro. E è venduto con lo specchietto, aprite lo specchietto, c'è, e sotto c'è la spugnetta. Ecco, quindi, appunto, sono questi fondotinta compatti, stavo dicendo, che vengono venduti con specchietto e spugnetta. Scusate il fiatone, ma ho appena fatto le scale perché mi era arrivato un pacco, ma c'è stato un problema, vabbè. Quindi sto cercando di riprendermi. Allora, quindi eccolo qua. Come vedete, è compatto, quindi cioè super super coprente e c'è la spugnetta sotto. Eccola qua, quindi fate così e lo mettete. Tra l'altro è anche molto coprente, provo a. Non so se riuscite a notarlo, ma si vede. Cioè, si vede che qua c'è una chiazzetta, cioè. Tra l'altro, questo è il primo fondotinta uscito della MAC, lo Studio Fix matte, però diciamo, chiamiamolo matte, compatto. Allora, leggiamovi, vi leggo l'origine dei fondotinta compatti, che secondo me è stra interessante. Allora, deriva dal fondotinta chiamato pancake, e qua già ho fame. Polvere pressata a potere idrosolubile e quindi rilascio è molto coprente, quindi lo potete usare sia da compatto e consistenza quella che vi ho appena fatto vedere, oppure anche con la spugnetta bagnata o un pennello bagnato andare a prelevarlo. Non viene più utilizzato perché fa effetto gesso. E appena si muove la mimica si crepa, cioè pensate voi, questo era il primo fondotinta. Da qui la nascita del fondotinta compatto, da quelli meno cipriati a quelli più cipriati. Appunto, Studio Fix MAC, fondo compatto molto cipriato, usato moltissimo in televisione, però esatto, non nelle foto perché è molto polveroso, è vero. Cioè io sento proprio che qua, cioè sono proprio super cipriata qua, no. Vabbè. Allora, poi fondotinta minerale, lo troviamo in dispersione, durata tra quella dei fluidi e quella degli stick. Quindi lo troviamo sempre o cipriato oppure addirittura colato. Cipriato si ossida, colato si crepa. E qui appunto riuscite a capire quando è scaduto. Allora, poi vabbè. Ah sì, i fluidi compatti possono avere un SPF di protezione dai 15 ai 50, fattore di protezione dai raggi ultravioletti e agenti inquinanti, per esempio Laura Mercier, ma tantissimi altri. Cioè, adesso praticamente, non dico tutti, però veramente tanti hanno anche questo fattore di protezione dai raggi ultravioletti. Allora, adesso volevo leggervi appunto. Ovviamente mi sono tenuta il segno con un pennello. Eccoci qui.
fissa al naso. Perfetto. Ci sono ovviamente altre cosine che magari non sono classificate come veri e propri fondotinta, però noi a volte, spesso e volentieri, lo usiamo con la stessa funzione. Allora, ci sono le terre abbronzanti. Ovviamente la mia è quasi finita, poverina, però per farvi capire. L'esordio di questo prodotto ha creato delle vere e proprie mode. Allora, l'idea lanciata all'inizio degli anni 80 rispondeva ad un'esigenza di mercato orientata verso un tipo di colorazione che desse gli stessi effetti cromatici dell'abbronzatura. Infatti, apriti, cioè, questo è l'effetto. Eccolo qua. Tra l'altro, quella di Essence a me piace tantissimo. Veramente, mi trovo benissimo e nonostante comunque il prezzo contenuto costerà sui 4. In linea di massima sono delle ciprie compatte, formulate anche in versione idrosolubile. La loro versatilità applicativa li rende simili all'idropuff, quindi è possibile utilizzarle sia con un pennello, sia con un piumino di velluto, sia con una spugna inumidita. Insomma, si può fare di tutto, si può stenderli come meglio si crede. Io li stendevo col pennello perché è la maniera secondo me più veloce. Basi colorate. Ta-ra-ta-tam. Questa. Eccola qui, la BB Cream. Dal punto di vista professionale sono di scarso interesse. Si tratta di prodotti destinati a un pubblico che vuole principalmente una crema con delle proprietà idratanti e nel contempo una leggera colorazione. Non è vero, perché parlate così male delle BB Cream? Io le adoro. Cioè, nel senso, ovvio che non vedrete mai una makeup artist in uno shooting che utilizza la BB cream, però, cioè, perché parlarne così male, poverina? Tra l'altro hanno fatto anche la BB cream, questa è per pelli secche, poi c'è anche quella per pelli grasse e anti-age, cioè voglio dire, si stanno evolvendo. Prodotti da camouflage. Camouflage vuol dire camuffare, mimetizzare, ma che cosa sono effettivamente questi oscuri prodotti che di tanto in tanto vengono citati o proposti come l'unico mezzo in grado di risolvere qualsiasi problema inerente alle discromie cutanee? In realtà, questa fascia di prodotti, se usata con criterio, offre una soluzione a vari problemi. Ma attenzione, il tutto si basa su un concetto di variazione cromatica, quindi per ogni caso esiste una scelta di colore particolare che ha la proprietà di virare il tono della discromia cutanea omogenizzando il colore della pelle. Virare, quindi andare verso un'altra direzione, significa ovviare al problema, togliere questa discromia. Ecco. Quindi arriviamo alla parte che secondo me è quella più fondamentale, è quella fondamentale e anche quella secondo me più interessante, perché insomma, così mi sembrava quella più, quella che mi ha incuriosito di più, cioè a me. La scelta del colore, perché come vedete anche qui ci sono tutte questi colori hanno sempre una base, tipo questa è una base un po' aranciata, anche questa è più rosata, questa è un po' più sullo scuro. Ce ne sono, ce ne sono. E appena comincerete a capire bene queste differenze, sarete lì che vedete fondotinta e dite rosa, blu, scuro. Insomma, praticamente diventerete delle matte, però è divertente. Allora, generalmente gli errori più frequenti si commettono nella scelta del colore. Le ragioni sono diverse: luce sbagliata, prova effettuata su un punto non adatto, poca compatibilità della pelle con il tipo di prodotto. Esatto. È importante che il colore del fondotinta venga scelto in condizioni di luce favorevoli, di conseguenza evitate luci al neon o altri tipi di illuminazione fredda. La luce solare è senza dubbio la migliore, in mancanza di essa tenete conto che determinate fonti luminose variano in maniera decisiva il tono. Io per prima quante volte sono stata fregata da sta roba? Già. In ogni caso, ricordate che qualsiasi tipo di illuminazione artificiale o naturale che sia, ha una sua dominante, quindi fate attenzione al tipo di luce che illumina il luogo in cui lavorate.
Le luci fredde, tipo neon, irradiano prevalentemente luce blu e tendono a sbiadire i toni. Eccola, mi hanno fregato queste, rendendoli rosati o grigiastri. Era strarosato, poveretto, invece è diventato marrone. Le luci ad incandescenza sono più cariche di toni rossi, gialli o arancioni, quindi tendono a scaldare il tono della pelle. Il punto per provare il colore del fondotinta non è sul polso, come spesso si vede fare, ma tra il collo ed il viso. E io, anche se so questa regola, cioè come si dice, confesso, continuo a provarmeli sul polso. Cioè, anche se so sta roba. Cioè, sono un caso disperato, probabilmente, non so. Vabbè. E il punto per provare, sì, l'ho appena letto, scusate, applicate sulla zona mascellare tra viso e collo, quindi qua, delle piccolissime quantità di prodotto di toni diversi. Scegliete quindi il colore che si avvicina maggiormente alla pelle da truccare, evitando di creare contrasti che risulterebbero antiestetici. Non bisogna mai discostarsi eccessivamente dal colore originale del viso. Quindi si potrà scegliere un fondotinta al massimo di un tono più scuro o più chiaro della pelle, rimanendo sempre nella sua gamma tonale. A questo proposito può essere d'aiuto la tabella qui riportata, che poi vi leggo anche questa. Madonna, mi sento troppo male a leggere questa parte perché io proprio ho fatto un erroraccio. Cioè, mi sono lasciata fregare da alcuni fondotinte. Vabbè. A questo punto abbiamo identificato tre gamme con le loro principali dominanti, che sono rosa, ambra e marrone. È ovvio che le sfumature del colore della pelle possono essere innumerevoli e che in un beauty case non sarà possibile avere una gamma illimitata di toni, quindi si dovranno selezionare i colori più importanti. Oltretutto, per semplificare il problema, esistono in commercio dei pigmenti liquidi ad uso professionale che, opportunamente miscelati con il fondotinta prescelto, permettono di accentuare o smorzare determinati toni. Tipo questo è un face and body leggermente come si dice, più pigmentato di quello della MAC. I colori più importanti sono il giallo, il blu, l'arancio e il marrone. Il vantaggio è che con quattro pigmenti liquidi si possono ottenere tutte le tonalità desiderate, evitando di appesantire il beauty con innumerevoli flaconi di fondotinta. Quindi, ragazze, io vabbè, c'ho infatti questo fondotinta che me l'ha dato la scuola. Ce ne ho uno super scuro, quindi marrone, poi uno aranciato, uno rosato e dov'era l'altro? E uno verso il giallognolo. Quindi con queste voi le beccate tutte, tutte le pelli. Ammetto che col più scuro, comunque, se avete una carnagione, una ragazza di pelle scura o pelle nera, insomma, comunque molto, molto, molto scura, vi assicuro che col marrone non ci azzeccate. Dovete andare su un'altra gamma, per esempio, Makeup Forever li fa. Particolarmente importante è il giallo, con cui si può attenuare il tono di quelle pelli che hanno eccessive dominanti di rosa e ravvivare le pelli spente. Con il blu si possono ottenere particolari toni rosati, in ogni caso è senza dubbio il meno usato, ovviamente. L'arancio viene usato per attenuare delle dominanti olivastre o grigie ed anche per eliminare determinati arrossamenti della pelle. Ok? Il marrone serve a intensificare il tono del fondotinta e per tutte le pelli scure. Insomma, qua mi trovo un po' non molto d'accordo, però vi ho già spiegato il mio punto di vista. Evidentemente, mescolando questi colori con il fondotinta prescelto, si potranno ottenere toni difficilmente reperibili in commercio e anche quelli da utilizzare a scopo correttivo. Esatto. Allora, i colori della pelle, gruppi e rispettivo tono. Chiari. Minore presenza di melanina, maggiore trasparenza di pelle. Variano dal rosa chiaro al pesca, tendenzialmente il tono di base è piuttosto freddo. Medi, normale produzione di melanina, variano dall'ambra chiaro all'ambra scuro, magari. Tendenzialmente il tono di base è caldo, cioè nel senso magari averlo, io sono proprio chiara. Scuri, abbondante produzione di melanina, variano dal bruno all'olivastro. No, prestare maggiore attenzione per i toni olivastri in quanto possono creare dei problemi nella scelta del colore. È molto vero perché le pelli olivastre hanno tutte una tonalità differente, o comunque per la maggior parte sono molto differenti tra loro. Ok, quindi allora.
C'è anche una parte che vi insegna a come stendere e come sfumare i fondotinta. Allora, diciamo che potrei anche leggervelo, però la mia idea è questa. Ve la spiego e magari potete dirmi anche se vi trovate in accordo o in discordo, come si dice comunque con me. E allora, il make-up è un mondo vastissimo. Io credo che ognuno di noi debba saper scegliere il fondotinta, debba saper mettere un fondotinta, un eyeliner, e ci sono tutti i testi scolastici che dicono che si mettono esattamente così e non esattamente colà. Io, esatto, non sono molto non mi trovo in accordo con questo pensiero, perché io credo che la bravura di un make-up artist sia quella di usare i pennelli, di usare il fondotinta, di usare un sacco di cose, tutti i prodotti, oggetti che riguardano il make-up in una maniera personale, ragazzi, personale. Quindi, appunto, quello che secondo me deve dare all'occhio è, boh, cioè, oh mio Dio, guarda quella make-up artist come ha usato questa determinata cosa, che ne so, il fondotinta. Cioè, io non ci sarei mai arrivata. Molti direbbero, oh mio Dio, guarda quella make-up artist che non sa usare il fondotinta. E invece no, magari lo sa usare talmente bene che si può permettere di fare addirittura cose totalmente diverse, che a volte i libri scolastici fanno passare come sbagliate. Quindi io, se volete, nel senso, posso dirvi che il fluido si stende dall'alto verso il basso, dal centro verso l'esterno, e fin qua ci siamo. Però, cioè, questo è per una questione dei peletti, voglio dire, e ci sta. Ma poi con la spugnetta, cioè, sapete benissimo anche voi che andiamo verso l'esterno, così picchiettiamo. Quindi, boh, a mio avviso non è così importante, ecco. E in ogni caso, se invece volete che io vi legga questa parte perché siete comunque curiose, me lo fate sapere, magari faccio una specie di integrazione al video, non lo so, in qualche modo risolviamo questa cosa. Allora, io vi metto dentro anche la cipria perché volevo leggervi le sue tre funzioni principali, che sono: 1, quella di fissare il trucco e fare in modo che esso tenga più a lungo senza alterare il colore del fondo. 2, e comunque ci sono anche le ciprie colorate, però quella normale, invisibile. 2, il secondo scopo è quello di creare una base asciutta in modo che i prodotti in polvere applicati successivamente si sfumino perfettamente. 3. Il terzo scopo è di eliminare l'effetto lucido dovuto ad alcuni prodotti oleosi, tipo gli stick, e all'eventuale traspirazione della pelle, in particolare su fronte, naso, mento, che sono tipo è la classica zona T. Ok, eccoci qua. Quindi, appunto, questi sono queste sono tutte le informazioni che volevo darvi. Vi faccio vedere anche magari i colori della cipria, bianca, trasparente, eccetera, eccetera. E vi faccio anche vedere applicati gli uni vicini, uno vicino all'altro, alcuni fondotinta. Così capite anche voi, secondo me, cosa intendo magari quando vi parlo di tono, sottotono, come scegliere un colore, eccetera. Allora, vi metto questo Face and Body dell'Egyptia. Cioè, a parte il fatto adesso, no, che lo vedete anche voi, che non è il mio colore, però per essere un Face and Body è super colorato, a mio avviso. Pigmentato, scusate. Vado a mettere quello della MAC vicino. Ecco, vedete, questo è super acquoso, quindi è difficile un po' anche da stendere. Però si vede. Ovviamente questo tono cosa sarà? Per chi ha risposto aranciato, giusto. Ok. Andiamo a mettere la BB cream. Allora, questa, bella consistenza, la vado a mettere qua, esattamente dove non volevo, però lo lasciamo lì.
Cioè, vedete? Secondo me, comunque colora. Questa potrei, sì, lo classifico un po' sui toni rosati. Questa è più giallastro. Infatti mi fa un po' giallina, se vedete. Giallina no, però fa quell'effetto là, leggero, leggero. Anche se poi durante la giornata, vi confesso questa cosa, non è che se ne va. Però quando vado a toglierlo la sera, ne trovo molto poco. Proviamo anche questo, Pure Nude. Lo mettiamo qua. Andiamo a stendere. Eccolo qua. Ok, poi sono andata a mettere l'Accord Parfait qua sotto. E poi... Oh, ancora più in sotto ho messo il Fresh and Fit di Essence. Poi ho messo le due terre. Questa qui, la terra abbronzante, ed è la... Dov'è? Non l'ho persa. Eccola qui. E sotto lo Studio Fix di MAC. Questo qua, ve lo ricordate? Ok, è super coprente, ve lo faccio vedere anche. Sì, direi che è coprente. Infatti va modulato molto bene, perché sennò si rischia di andare ad abbondare troppo. Bene, ragazze, queste erano le mie... Tutti i fondotinta, insomma, e ho voluto anche farveli vedere di modo che voi possiate catturare tutti i particolari che si possono trovare nel fondotinta. Ho cercato di essere più esauriente possibile, quindi spiegarveli molto molto bene. Spero che vi sia arrivato, vi sia arrivata la mia spiegazione. Se avete bisogno di chiarimenti, volete farmi delle domande, fatemele o qui sotto al video su YouTube o sul mio canale Instagram tramite messaggio diretto. Quindi, e mi chiamo alice.makeup.bow, scritto B-O-W. E se vi è piaciuto il video, ovviamente lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale, perché ogni domenica alle 2 circa pubblicherò un video lezione sul make-up. Ciao!